lunedì 16 ottobre. Ariete. Dopo il weekend, la ripresa della vostra attività non vi troverà lucidi e vivaci come al solito. Faticherete un po' a ripartire con i ritmi abituali. Fate il primo passo verso una persona interessante, ma timida e un po' impacciata. Non vi ripetirete. Toro, con Giove in opposizione dallo Scorpione non avvertirete l'esigenza di stabilire punti fermi nei sentimenti. Preferirete amare, ma senza legarvi. Evitate viaggi e inutili sprechi di energie e di denaro. Il periodo è ottimo per la meditazione e per gli hobby. Gemelli, non trascurate l'amore e le vostre aspirazioni per dedicare tutto il tempo alla professione. Dovete solo organizzarvi un po' meglio. Provateci. È ovvio che oggi il vostro umore sia ballerino. La luna in Vergine con voi è decisamente dispettosa. Cancro, concentratevi su un impegno lavorativo di alto livello. Meglio non rinviarlo per l'ennesima volta. Cogliete la palla al balzo finché potete. Avete Mercurio contro dalla Bilancia. Fate attenzione ai contrattempi nei contatti e negli spostamenti. Leone, intesa di coppia in miglioramento. Con il partner vi sentirete complici sia nel risolvere i problemi sia nel ridere dei fatti curiosi di ogni giorno. Con gli amici tutto andrà alla perfezione grazie all'ottimismo e al vostro saper non forzare mai le cose. Vergine, la luna nel segno che si oppone a Nettuno vi dice di accettare le situazioni per come sono, senza forzare, senza pretendere che siano come vorreste. Cercate di ritagliarvi uno spazio libero da dedicare allo sport. I risultati non si faranno di certo attendere. Bilancia. Pur desiderandolo, non riuscite a dedicare tempo a chi amate? Con Mercurio in congiunzione, prendete carta e penna e scrivete una lettera d'amore. Urano è ostile. Un problema improvviso potrebbe rimandare o impedire il progetto a cui state lavorando. Scorpione, grazie a Giove che transita nel vostro cielo, verranno riconosciuti i vostri meriti e anche la posizione di leader nel gruppo. Non farete oggi una richiesta, perché sapete che domani quella stessa cosa vi verrà offerta su un piatto d'argento. Sagittario, tenderete a instaurare con Saturno, che staziona nel vostro segno, relazioni sentimentali oppure di amicizia con persone più grandi e mature di voi. Siete così concentrate sui vostri obiettivi che nemmeno vi accorgerete di essere sottoposti a un duro lavoro. Capricorno, con Plutone che sorride alla luna in Vergine, vi sintonizzerete su un'onda positiva. Frequenterete solo chi vi appare ottimista e capace di sdrammatizzare. Vi abbandonerete finalmente ad uno slancio passionale che alimenterà calore e tenerezza nella coppia. Acquario, cercate di allentare i ritmi che avete adottato, che sono troppo sostenuti. Rallentate per gustarvi le cose belle e le persone interessanti che avete intorno. Giove è contrario dallo Scorpione. Evitate di prestare o di chiedere denaro ad amici o conoscenti. Pesci, se discuterete con il partner per questioni insignificanti, la colpa sarà di Marte avverso. Usate il vostro tempo in modo più proficuo e amabile. Con la luna che si oppone a Nettuno, non scaricate sulla vostra dolce metà le contrarietà di tutti i giorni.